Ciao a tutti ragazzi, sono Slate4, bentornati sul mio canale. Oggi vorrei presentarvi un piccolo gameplay in cui ho fatto veramente schifo di Ghost Recon Future Soldier. Volevo parlarvi del problema di hosting che c'è su questo gioco. Io prima di tutto devo dire che amo i giochi in terza persona, quindi preferisco questo magari al fantastico COD o non so, a un Crysis 2. Perché boh, mi piace vedere il pupazzo, o meglio, sono abituato ai giochi di vecchio stile, tipo alla Siphon Filter. Magari presenterò anche qualche gameplay di Siphon Filter o Siphon Filter o Siphon Filter. Quindi da quel gioco ho iniziato ad amare i giochi in terza persona. Comunque io volevo parlarvi del problema di hosting, appunto, che c'è su questo gioco. Infatti molte volte, o addirittura spesso, c'è la migrazione dell'host o comunque si viene disconnessi da una partita. Ed è un peccato per un gioco del genere, perché il gameplay del multiplayer non è male. E oltre al problema dell'hosting, in cui diciamo c'è la migrazione dell'host, a volte si perde molto tempo a trovare una partita, non ci sono mai utenti. Infatti, paragonando Ghost Recon, magari non so, a un Gears of War 3, in cui cioè, si entra nel multiplayer e si viene catapultati direttamente nel gioco, qui a volte ho passato anche 10 minuti in attesa di qualcuno per giocare, o comunque a volte ricomincia la partita e poi si viene disconnessi subito. Quindi penso che da questo punto di vista Ubisoft non abbia fatto un grande lavoro. E comunque volevo parlarvi anche del problema che c'è dei giocatori che vi sono all'interno di questo gioco. Perché c'è molto, prima di tutto ci sono molti ragazzini che comunque parlano, si sente musica che cantano, quindi molto piccoli penso. C'è gente molto piccola che giochi. E poi, diciamo, le poche volte che si gioca, cioè, o meglio si riesce a giocare per bene, si trova gente che gioca in singolo, cioè pensa di stare su Call of Duty. Cioè, perché questo non è un gioco basato sulle kill, ma è un gioco basato sulla cooperativa. Cioè, nel senso, bisogna raggiungere degli obiettivi insieme alle altre persone. E si trova sempre gente che gioca da sola, ammazza, fa i fatti suoi. E quindi è un peccato, perché se hai giocato in cooperativa, infatti in quelle poche partite in cui ho trovato gente seria, comunque gioca, si mette intorno all'obiettivo, magari cerca di difenderlo e aiuta il compagno magari quando viene ucciso. E c'è il gioco di squadra, in quelle situazioni si riesce a vincere. Veramente si gode nel vincere in quella maniera. Se Ubisoft avesse lavorato poco poco meglio sul lato multiplayer, secondo me avrebbe preso una bella nicchia di giocatori. Questo è dovuto anche a un errore del gioco. Cioè, nel senso che il problema comunque dei giocatori, che ci sono giocatori che giocano per fatti loro e giocatori che giocano insieme, è dovuto anche al gioco. Perché il gioco doveva prendere, secondo me, o un livello più tattico o un livello più azione. Hanno fatto un gioco che si trova in mezzo tra magari un COD e un vecchio Ghost Recon. Quindi secondo me su questo ha sbagliato Ubisoft. Doveva basare più il gioco sulla cooperativa e sulla tattica, quindi rendere il gioco più tattico e differenziarlo magari da quelli che sono i giochi che si trovano tuttora in giro. Se secondo me Ubisoft avesse lavorato su questo punto, il gioco non sarebbe stato niente male, perché comunque io ho giocato la campagna in singolo, che è una bellissima campagna. La storia, vabbè, purtroppo in questi giochi militari la storia è sempre quella. E comunque, nonostante la storia non sia una storia eccelsa, e comunque è abbastanza godibile. Poi quello che è bello anche della campagna in singolo è comunque che ci sono le missioni sono più o meno quasi tutte uguali, però cambiando, diciamo, la location, cambiando un po' la dinamica, sembrano differenziate, anche se poi in effetti si fa sempre la stessa cosa. Ci sono magari dei gruppi e si cerca di passare inosservati in determinati punti, in altri punti invece è più improntato sull'azione. Quello che secondo me ha un po' sbagliato Ubisoft è il lato multiplayer. Doveva curare prima di tutto il lato network, cioè nel senso cercare di rendere un servizio affidabile. Anche perché io ho pagato l'Uplay, perché ho comprato il gioco usato, quindi ho comprato l'Uplay Pass e mi ritrovo con un gioco in cui devo aspettare a volte anche 10 minuti per giocare una piccola partita. Con questo concludo il gameplay di Ghost Recon e vi saluto ragazzi, vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti da Slate4.